Nel solo comune di Dolo il 70% delle abitazioni civili danneggiate rischia di dover essere abbattuto e ricostruito, ma in tutta la fascia della Riviera del Brenta distrutta dal Fortunale erano presenti aziende e attività commerciali che hanno subito pesanti danni. Per noi è importante far capire che il vero danno che abbiamo noi non è solo quello di ricostruire quello che è stato distrutto, ma abbiamo anche delle grosse perdite di produzione, di commesse per chi non può produrre. E le aziende che adesso sono disagiate, che hanno i tetti scoperti, noi abbiamo più di 15 aziende che sono state danneggiate, stimiamo sopra 5 milioni di euro di danni, però i grossi danni sono soprattutto quelli delle commesse che non riusciamo a portare a casa, e questo è molto importante. E quindi chiediamo anche noi, confidiamo nello sforzo che farà il Presidente Zaia, ma chiediamo anche al Governo che sia incisivo, perché abbiamo bisogno di ripartire il prima possibile. Noi abbiamo stanziato 3 milioni cash e 3 milioni lunedì di porto in variazione di bilancio. C'è il discorso di insediamento del Presidente, per me è tromba d'aria il discorso di insediamento, ovvio, no? Chiedo al Consiglio di fare in maniera irrituale, senza rispettare le regole delle commissioni e tutte queste robe qua, di far strada libera, perché posso portare a casa 3 milioni. Nelle mani dell'assessore allo sviluppo economico Roberto Marcato vi sono poi le trattative con le banche per ottenere tassi più vicini possibile allo zero per le aziende danneggiate, oltre a tutte le misure specifiche da studiare con Veneto Sviluppo. Ci sono imprese che hanno avuto danni fisici, cioè negozi che sono stati sventrati, ma poi ci sono altre attività che subiscono invece danno indirettamente, nel senso che qui adesso è tutto bloccato, per cui chi ha un'attività commerciale subisce anche questo tipo di contraccolpo in un momento in cui erano partiti saldi e potremmo dare un po' di respiro a una stagione che non era proprio brillantissima, e quindi stiamo cercando di capire intanto con le situazioni quale sia l'effettivo danno, e con loro poi cercare di dare una risposta immediata a queste persone che stanno soffrendo un problema purtroppo che non è causa loro.